Cartano, siamo a commentare la seconda vittoria della gestione Lavezzini. È la tua prima gara dal primo minuto con il nuovo allenatore. Come l'hai vissuto questo riinizio? Mi ha fatto molto piacere essere partito dal primo minuto. Sono contento soprattutto per la prestazione che abbiamo fatto di squadra e abbiamo portato comunque a casa una vittoria molto importante. Col mister stiamo lavorando bene e se continuiamo così possiamo fare un campionato, un buonissimo campionato. Peccato per la grande prestazione di domenica scorsa che non ha portato punti al cospetto di una squadra che sembra veramente una sorta di ammazza campionato. Sì, il Tau è una buonissima squadra, ma noi non siamo stati da meno, abbiamo avuto le stesse occasioni e per distrazioni, una distrazione nostra, siamo stati sfortunati e abbiamo perso in casa loro, ma meritavamo almeno un pareggio e tutto questo divario che c'è, soprattutto di punti, non si è visto in campo, perché ci siamo giocati alla pari e a viso aperto. È una cosa che ho detto anche ad Alessandro Casalini pochi istanti fa, mi sembra che voi giovani abbiate, come posso dire, assorbito molto bene dal punto di vista psicologico questo momento di cambio d'allenatore, questa piccola fibrillazione della società bianconera. Questo secondo me dà la misura di una grande maturità nella parte più giovane della squadra. Sì, è vero, noi ragazzi ci stiamo impegnando, stiamo lavorando bene tutti, poi siamo tutti molto bravi e questo però anche grazie ai più grandi che comunque non ci mettono troppa pressione e ci lasciano esprimere a nostro piacimento, sia in campo che negli allenamenti e non ci danno mai troppa pressione. Oggi ha anche esordito un giocatore che ha giocato con te nella Juniores, anche se sei stato poche volte nella Juniores, Leone, che ha sostituito lo squalificato Barzottini e insomma l'avete protetto abbastanza bene perché non ha dovuto fare gli straordinari. Sì, sinceramente in fase difensiva abbiamo fatto una buonissima gara e Leone comunque quei pochi tiri che ha ricevuto si è fatto trovare presente e penso che abbia fatto un'ottima partita per essere stata la sua prima partita con la prima squadra. Grazie, in bocca al lupo. Prego, arrivederci.